Un filippino di 28 anni è morto dopo essere stato costretto dalle autorità ad eseguire 300 flessioni come punizione per aver violato il coprifuoco in vigore per arginare la pandemia. È successo nella città di General Trias, nella provincia di Cavite, dove vige una forma di messa in quarantena di tutta la comunità, che prevede un coprifuoco dalle 18 alle 5 di mattina. Darren Manaog Peñaredondo, questo è il nome della vittima, è stato colto in flagrante da guardie locali mentre beveva acqua dopo le ore 18. Le autorità hanno punito anche un altro uomo con 100 flessioni. Entrambi sono stati obbligati a ripetere l'esercizio se non perfettamente sincronizzati. A denunciare l'accaduto su Facebook, la compagna Reikelin Balce ha anche raccontato che il fidanzato è stato portato di fronte al palazzo comunale per eseguire pubblicamente la punizione. L'uomo è caduto più volte ed è ritornato esausto a casa alle 8 del giorno dopo. Quel giorno riusciva solo a strisciare. Più tardi ha iniziato ad avere convulsioni e il suo cuore si è fermato. Il capo della polizia locale ha negato l'esistenza di tale punizione. Il sindaco di General Trias ha ordinato un'indagine.